signore. Signore, biglietto. Nel cappello. Grazie. Ho perso la testa. Succede. Ma poi passa. Signora Precordi, se posso, senza complimenti, Non importa, capitano, scendo su. E come sta vostro marito? Il commendatore sta bene. Andate a raggiungerlo a Rapallo, il commendatore. No, vado da una vecchia zia malata. La signora è vera, sta male, schermo, tameringri. Questa è una zia materna, con permesso. Vamo da signora e auguri per la zia. Grazie. Scusate, siamo a Camogli. Sì, Camogli sur mer. Camogli! Il mio pastore! Camogli. Ma dov'è il mio pastore? Dov'è il mio pastore? Nel cappello, no? Zio Porto. Salame nu. Danni gravi? No, comandante. Ma com'è andata, Dino? Eravamo all'altezza della Gorgona. C'era foschia. Il punto vi dava a 4 miglia a ponente dalla Gorgona e... Quando invece c'eravate già dentro, mica. Oh. Vediamo. Famiglio, burrasca a bordo, eh? Intanto primo cicchetto me lo sappi giomi. Avevo fatto fare il punto al nostro uomo. Ecco dov'è la piaga. Quando navigavo io, il punto se lo faceva al capitano. E io non l'ho mai mandata la nave sugli scogli perrostriche. Danni gravi non ce ne sono stati. L'uovo che non bussa oggi, può bussare domani. Ad ogni modo ho detto al nostro uomo che... Ma che nostro uomo, capitano? Il capitano quando a bordo ha tutti i meriti, ma anche tutte le colpe. Se la nave arriva bene, quello è un gran capitano, anche se ha dormito tutto il viaggio. Ma quando l'ultimo dell'equipaggio dovesse fare un errore per via magari di un occhio pulino che gli dava fastidio, la colpa è del capitano. Non doveva imbarcare un marinaio con l'occhio pulino. Ecco, andiamo che è meglio. Ad ogni modo, i pochi danni sono stati riparati. Un salto alla capitaneria del porto e se volete fra 3 ore possiamo essere a Genova. Vabbè. Sta benedica, comandante. Oh, salve, Sicilia. Signorini, buongiorno, come state? Oh, sto un po' buono, Napoli. Sono Giovanni. Oh, Bacisia, come va? Contento di essere quasi a casa. Sì, contento, perché anche questo viaggio mi è nato un bambino. A te? No, a mia moglie. Bravo. Però se a tutti i viaggi ti nasce un bambino, occhio agli amici, Bacisia. Scusate. Prego. Quel signore è là. Non è il comandante Bevilacqua? Sì, proprio lui. Grazie.
Bevi l'acqua! Giovanni! Ma sono tanto cambiato che non... Andrea! Andrea Valente! Andrea Valente! Sì, sì, a bordo! Comandante, quello cavo... Tirato su? Sì. E allora pratica chiusa, no? Ma volevo dire che... Ah, si perde, succede. Ma poi passa. Oh, caro Andrea. Come va? Ma e come mai di governo questo... La vita, ti racconterò. Quanto tempo è, eh? 10 anni. 10 anni. Sei stato anche in America, no? Anche, sì. E come mai qui a Camogli? Sono di passaggio, me ne ritorno a Genova. Pareva che ci fosse un brigantino senza comando. E allora, invece, forse perché sono vestito così, dai. Ma come mai, eh? Ricordi lo scandalo in Dassena? L'ho provocato io. Ma no. Mi hanno stritolato solamente perché ho detto quello che pensavo, cioè la verità. Mi hai toccato nel punto debole. Poter dire sulla faccia alle persone quello che si pensa, che soddisfazione. Che sarebbe, ma non si può. Lo credo. Vedi, la vita è come il mare. Se non si può urtare nelle secche, ogni poco un colpo di timone e virare di bordo. Adorabile, siete stata puntuale. Che dove trovate? Mai. Che bel barco, eh? A momenti lo perdevo. Fate un po' di tempesta. Ma che, con lo salame dello stromo che ha sbagliato il punto, a momenti mi manda il barco a secco. A momenti, capisci? È per questo che io ho lasciato Genova per... Di, fate un po' del rovinucolo. Subito, comandante. È per questo che ho lasciato Genova per correre qui. A Camogli, per correre qui a Camogli, a vedere la zia in barchetta. Tua zia? Guarda. Il fatto è giovane, eh? E l'altro tuo zio? Eh già, io il nipotino, ma che zia. Senza far nomi, conosci il commendator Felice Precordi? Lo conosco. Ben, quella è la moglie. Ah, ho capito. No, ancora no. Sempre senza far nomi. Conosci il commendator Longoni? No. Quello sarebbe l'amante. Che è quello lì? No, quello lì è un altro. Ho capito, è il solito triangolo. Diremo quadriangolo, ma fa benissimo, eh? Perché Precordi e Longoni sono due filibustieri. Tu garantisci me. Commendator Longoni. Ah, bene, bene, mettete a posto. Caro Precordi, grazie per i bellissimi fiori. Prego, e la signora Ioli come sta? Non c'è male. È andata a Busalla da una zia, pare che stia molto male. A Busalla? Già, a Busalla. Beh, veniamo noi. Dunque ci siamo. Credo. Il bilancio è stato manipolato con garbo. Col tuo solito garbo. La tua scuola, caro maestro. E con che disavanzo? Circa 1,5 milioni. Va bene? Oh, avvocato, avanti. Ah, c'è anche il commendator Longoni. Bene, bene. Dunque, questo bilancio è stato firmato? È stato firmato? Ancora no. E Bevi l'acqua non è a Genova. E quando torna? Non si sa. Non l'avete chiesto? No. Ecco perché non lo sapete. Insomma, bisogna pescarlo ad ogni costo e farlo firmare. Se firmerà, speriamo che se la beva. Berrà. State tranquillo. Manderà giù anche questa se non vorrà perdere i 6 bastimenti. Guarda che roba. Capitano, vorrei mettermi un po' qua al timone. No, comandante. Ma voi, oltre l'armatore, siete anche un maestro. Beh, ma lascia perdere, bravo. Tognin, che vedi quello veloce là? Non deve sbattere, si perde cammino. Ma devo orsare, comandante, altrimenti si fa deriva. E chi ti dice, no? Orsare, ma senza fare sbattere le vele. È qui dove si vede il timoniere. Chiami. Sempre in gamba, eh? Quella ci dà ancora dei punti a tutti. Cambia vento, comandante. Rinforza e gira sud-ovest. Meglio, navigheremo col vento un po' qua. Allasca i bracci sotto vento!
Giovanni! Giovanni! Niente, niente, timone. Niente, mi rincresce solo per la pipa. Il capitano è andato a Camogli. Forse torna con l'Angiolina. Ah, non lo so. Sì, forse col treno. No, non ne so niente, commendatore. Se volete parlare con suo fratello... Chi è? Ricordi. No, non ci sono. Va bene, riferirò. Vedrai che arriva con l'Angiolina. Già, quando può fare un po' di mare. È proprio oggi che avevo... Come al solito, eh? Ma se mi tiene a stecchetto come un ragazzino. Alla mia età, l'essere costretto ad elemosinare le 100, le 200 lire, mi secca, credimi. Adesso sei ingiusto con tuo fratello. Ti ha cresciuto come un figlio. Hai un magnifico stipendio, vieni in ufficio quando vuoi. Non dovresti lamentarti. Sì, sì, hai ragione. Lasciamo andare. E se tu lasciassi andare davvero? Siamo le solite, eh? So io quello che faccio. E se tu credi... No, no, io non credo niente. Ti ho mai fatto scena di gelosia. No. Non ne parliamo più. Sì, Paolo. Oh, no. No, qui. Non mi sai comprendere. Pronto? È arrivata l'Angiolina? Hai preso un bel colpo, eh? Bello veramente, no, ma passerà. Appena a casa qualche impacco caldo. No, meglio subito un bel grappino fresco, voilà. Se non ha potuto, non ha potuto, non essere così. Ah, mi fa venire il nervoso anche tu. La fatta di più non aspetta. Prego, comandate. Ma chi vi ha chiamato? Diamo, Lola. Scusatelo, giovanotto. Prego. Diamo, lo mortifichi troppo, poverino. È fatta così, è inutile. È tutto il carattere di suo padre buonanimo, a buono ma intransigente. Ma dal momento che lui ti assicura che appena arriva suo fratello... È già arrivato. E spero che domani in qualche... Senti, mamma, lui spera, ma la salta. E se ti dice di no questo tuo benedetto fratello? Se fossero tutti fratelli come il mio. Ma ti ripeto che la ditta è sua, soltanto sua, non mia. Lo so. È stata proprio una provvidenza farmi incontrare con te. No, no, no. Quello è stato con lo salame del nostro uomo che ha sbagliato il punto. Due grappini, eh? Sì. Guarda, ma che... Andiamo, Lola. Falli un bel sorrisetto, su. Come principio, non c'è male, eh? Con un fratello che non si vede mai, sorridere. Vorrei vedere te al mio posto. E come fine, con la piuma sul cappello. Ma cos'è da guardare tanto quello scemo là? Oh, Filippo. È mio fratello. Presentaci. Permetti, Giovanni. Ma cos'è? Quelle signore vorrebbero che io... Lo sai che io non sono troppo fatto per certe cose. Scusa, sai, ma avrebbero piacere di conoscerti. Mio fratello, la signora e la signorina Martinelli, sua figlia. Fortunata. Quale onore. Piacere, signore. Quante volte con Filippo si è parlato di voi. È vero, Lola? Sì, mamma. Simpatico, signore. Proprio come lo si immaginava, è vero, Lola? Sì, certo. Accomodatevi, prego. Ah, grazie, ma sono con un amico. Ah. Venga, sì, vengo, vengo. Ma che fortunata combinazione, eh? È stata la buona stella a farci incontrare. Ma è stato quel salame del nostro uomo che ha sbagliato. No, dicevo con mio fratello. Scusate, signore, ma noi ci vedremo poi in ufficio, eh? Di nuovo, signore. Un momento, prego. Giovanni. Ma non ti capisco, che cosa c'entra il nostro uomo? No, credevo che ti interessasse il guaio dell'Angiolina, ecco. Quella sì. Ma dimmi, ma che mercanzia è quella roba? Ma Giovanni, sono le Martinelli, una distintissima famiglia. No, ecco. Beh, ci vedremo poi in ufficio, vero? Mio fratello... Non lo sapevo. È stato del tempo fuori. E l'ho fatto studiare all'estero perché imparasse un po' a conoscere il mondo. Boh. Ho paura, ma me li sono spesi male. Comandante? Signora? Apposta per la firma, signorina. Posatela lì. A proposito, dite alla signorina Rosa... Prego, Rosì. Io mi chiamo Rosì. Quella lettera? Eccola. Signorina Paola... Io avrei proprio bisogno di un anticipo. Ma il capitano non c'è. L'ho veduto entrare nel portone. Ah, è già qui. Allora venite a chiederglielo voi stessi. Siete voi, capitano? No.
Ma che ore? Con questa porta siamo alla solita sinfonia. Ma perché non passate dall'altra porta? E io devo dare la vita a una chiave. Io poverino. Cosa c'è? Scusate, capitano, ma vedervi finire nelle braccia della signorina... È una cosa che fa ridere, no? No, no, per quello, anzi. Potete andare, signorina Rosa. Rosì, prego. Rosì, cos'è una cagnetta? Avete cambiato nome? No, ma... Io so che vi chiamate Rosa Tagliavacche. Vuol dire che se Rosa non vi piace, vi chiameremo signorina Tagliavacche, va bene? No, 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 va bene Rosa. Capitano, c'è la posta da firmare. Va bene. Miei rispetti. Sarebbe di là l'avvocato Baratti. Aveva anche telefonato. Ah, un momento, Pietro, avverti prima Teresa che sono arrivato. Subito, comandante. Il bambino? Sta molto meglio, grazie. Piacere. Salute al capitano Bevilacqua. Sincero, no? Doppia razione a voi di quella salute. No? Oh, grazie. Ecco qui, capitano. Non c'è che da firmare. Che cos'è? E il bilancio della provveditoria ligure, non manca che la vostra firma. Permettete? Comodo, comodo. Non la penna. No, non so. Vabbè, solita sinfonia, con ste penne. Se volete approfittare della mia. Grazie. Vedo, vedo. Oh, vorrei vederci meglio, con calma. Sapete, una firma si fa presto a metterla, vero? E poi una volta a mese non si può certo più grattare, insomma vorrei fare onestamente il mio dovere come fareste voi, no? Ma io... Perché voi non lo fareste onestamente il vostro dovere. Ma che dite? Insomma, voi dovete firmare. Questo è l'ordine del commendator Precordi, quale amministratore delegato, e del commendator Longoni, quale presidente. Io devo firmare, sì. Scusate, credevo che fosse la mia. Vedete, io sono sempre stato, sempre starò agli ordini... Quando 2 e 2 fanno 4, ma quando 2 e 2 possono anche fare 22, eh? Come a dire? Come a dire? Birra da bordo, Giovanni, no, no. Voci che corrono. Ma voi siete troppo intelligente per dar retta a certe voci. No, no, qui non è il caso di ungere, perché troppo intelligente non lo sono. Ma non vorrei nemmeno essere troppo scemo, ecco. Capitano, mi permettete di darvi un consiglio? Gratis? Gratis. Allora tenetelo. Allora, concludendo? Concludendo, se credete, mi lasciate i papiri e io con calma, vero? E sta bene, riferirò. Servo vostro. Serva mia, no, no. Come serva, mi basta la Teresa. Ti accorgerai, caro mio, se basta la Teresa. Ladri, farabiti. Tutta un'associazione a delinquere, Baratti, Precordi, Longoni. E dire che io avrei tanto da mandarli in galera. Perché i 2 milioni dei silos... Ma calmatevi, capitano. Virra de bordo, Giovanni. Virra. Se si potesse dire quello che si pensa. E ci mancherebbe altro. Sapreste dire delle belle cose voi se poteste dire quello che pensate. Poche, ma qualcuna sì. Tanto direi che voi siete una brava ragazza. Intelligente. E che io, pur avendo sempre detto se vai in guerra prega una volta, se vai in mare prega 2 e se prendi moglie prega 3, però pure penso che uno quando non è proprio vecchio, io 51 non li ho ancora, li compio dopo domani ma non li ho ancora, ecco, e allora penso che uno come me, se trova quell'essere che ero, può ancora pensare a farsi una famiglia, no? Oh, certo. Tanto più che il mio dispiacere è che non ci sia un continuatore della ditta Bevilacqua, ecco. Ma vostro fratello? Mio fratello è giovane, sì, ma... E poi si chiama Filippo, Filippo Bevilacqua, no, no, no. La ditta è mia, è nata Giovanni Bevilacqua e deve continuare Giovanni Bevilacqua e allora, vero, non so... Ci vorrebbe un giovannino, ecco. Perché non ci avete pensato prima? Ho sempre pensato. Ma quando si è giovani non pare di dover diventare vecchi. E poi forse perché non aveva mai trovato quel. Non aveva mai trovato quel tipo che. Mentre invece non so, ma. Da quando. Capitano, la posta. Non dovevo sbarcare. La mia famiglia, l'equipaggio, la mia casa e il mare. Ma anche qui avete una casa. Tutti vi vogliono bene. Vi vogliamo bene.
vostro fratello. Ma mia fratella, quello ha già troppo da fare con la distinta famiglia. Come? Non posso. Ma no, c'è lui, capisci? Tomate. Ma io ti dico che coraggio questa figliola, ma che imprudenza, insomma, con Filippo di là. Ma lo sai che sei una bella sfacciata? Oh, mamma, lascia correre, forse che tu hai la mia età. Ma io l'ho fatto per te, sa. Ed io lo faccio per te. Ma senti che bel modo di rispondere alla mamma. Io ti dico, ma... Il caffè, sa. Qui c'è il caffè. Cosa c'è? Litigavate? No, ma che litigare, figurati che questa scemina pretendeva che tuo fratello è più alto di te. Che simpatico. Ti piace, sai. E solo? Ci sono io. Oh, voglio dire se ha una compagna. Ma no, ma quello è un orso. Buono sì, ma orso. Orso perché? Che non ha una famiglia. Già, adesso che gli ha cerotto con lui dovresti fare in modo di farci invitare, no? Benissimo, se non ad un pranzo almeno ad un tè. Ma no, ma quello non è un uomo da tè. E beremo una bottiglia. Alla nostra salute e al vostro avvenire. Perché caro bisognerà pure parlarne, eh? Così non possiamo mica andare avanti, sai. Eh no, anche per la gente, anche per me, andiamo. Che figura ci faccio io? Mi sbaglio a Roma fra madre e figlia. Ecco lo scemo di mio fratello. E l'ho anche fatto studiare all'estero, ti capisci? Quella madre, poi... Mi pare proprio il tipo della nave scuola, eh? Non bisogna nemmeno fidarsi troppo delle apparenze. Vedi, per esempio, io... Ma tu non vai mica in giro a mostrare le gambe, no? È con una madre che le tiene l'amministrazione, lì, eh? Poterglielo un po' dire, ma non si può. Non si può. Però, se io faccio l'armatore me lo possono dire, armatore. Al salumiere lo possono dire, salumiere. Ognuno il suo mestiere. Beh, quella lì che forse farà quel mestiere, è il suo mestiere, uno sa che più di. Buonasera, Giovanni. Oh. Oh, scusami, sai, non sapevo che... Capitano Valente, mio fratello. Piacere. Ho fatto tardi, mi ha fatto perdere tempo un amico. Con la piuma sul cappello, eh? No, non era un alpino. Allora cavalleria. Io sono della territoriale e vi lascio soli. E allora domani mattina in caserma, eh? Oh. In ufficio. O alle 11 al cantiere Pitaluga, eh? Grazie, Giovanni. E mi raccomando con tuo fratello. Va bene, vireremo un po' di bordo, eh? Buonasera. Buonasera, capitano. Senti, Giovanni, io volevo dirti... E beh? Coraggio. Scusami, sai, mi dispiace di dover sempre ricorrere a te. Quanto? 2000. Va bene. Domani la signorina Paola ti darà l'assegno. Pronti, signor Filippo. Dimmi un po', chi sono quelle due signore che... Le Martinelli, madre e figlia, te l'ho presentate. Io lo so, c'ero anch'io quando me l'hai presentata, no? No, dico, cosa sono di te, ecco. Ti prego, Giovanni, ti dirò domani. Vabbè, domani. Stando però sempre nelle 2000, inteso. Cosa fanno notte? Beati loro. Anche me una volta sono stata giovane. Ma Teresa, non parliamo del tempo delle crociate, dico. Su, padron. Niente, niente, niente. Una camomilla calda e passerà, eh? Ma dove che fa, ma? Chi? Ma sì, un colpo che ho preso a bordo, ma roba da ridere. Sarà. Ma una mia conoscente di Busala, con un colpo così, era niente, roba da ridere. Ma poi, quando se n'è andata all'altro mondo, è venuto fuori che dentro c'aveva un sacco di cose rotte. Ma non me fa scema, Teresa, la camomilla calda, la camomilla calda che è meglio. E va bene. Io intanto domani mattina me ne andrei un po' dal dottore. Per sentirsi dire, intanto prendete un po' queste pillole, poi vedremo. Per sentirmi dire, poi vedremo, tanto vale non prendere niente, poi che vedo l'amico, ma va non... Signorina Paola. Sempre tardi le pulizie. È venuta questa per parlare. Tutte le mattine così, prima colazione, polvere.
Semmai la seconda, perché la prima l'avete già fatta a casa con la cipria. Bravo Pietro! E voi niente cipria? Io? Per fortuna non ne ho di bisogno. Ah. Signorina Paola, il capitano non c'è? In ufficio non si è ancora visto. In casa o che? Non vorrei averci dentro un sacco di cose rotte. Speriamo di no. In ogni modo faremo subito la radiografia. Accomodatevi. Accompagnala. Prego. E professore, adesso cosa ci faccio qua dietro? Sfogliatevi. Tutto? No, solo il torace. Ah, va bene. Dottor Berni, volete eseguire voi questa radiografia? Sì, va bene. Grazie. Capitano, bevi l'acqua. Non c'è. E posti in uganè, tutti occupati. Ma questo è libero? Aspetterò. Oh, suo padrone! Tornato, eh? Esatto, uscito e ritornato. Sono andato a farmi fare una fotografia. La barba lunga? Esatto, perché fotografia con la barba lunga non ne avevo ancora. senti. Capisco. Non capisco quella fotografia lì. Senza giacca, senza gilet. Sì, sì, viene subito, sì? Suo padrone, suo padrone. Commendatore Tricordi. Pronto? Vi devo dire, cara Bevilacqua, che il commendatore Longoni è fuori di sé. Ah, sì? E quando ritorna? Ma no, è irritatissimo per via del bilancio. Non manca che la vostra firma. E quale sindaco? Almeno che mi resta a fare è sindacare un poco, no? Felice? Felice? Io me ne vado, caro. Scusate un momento, Bevilacqua. Dove vai? E me lo domandi, da quella povera donna della zia. Oh, a proposito, come sta? Cosa vuoi? I soliti alti e bassi. Ciao. 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 Ma no, non parlavo con voi. Dicevo ciao. E ciao! Beh, sentite, caro Bevilacqua, meno chiacchiere. Il commendatore Longoni esige o il bilancio firmato o voi da lui, in persona. E vi consiglio non perdere tempo. Il commendatore Longoni è occupatissimo. Il commendatore Longoni è occupatissimo. Il commendatore Longoni è occupatissimo. Si capisce. La solita sinfonia. Il commendatore si raccomanda di non fumare. E ha ragione. Il fumo guasta la salute. E a tuo marito? Ho detto che andavo dalla zia. Anche ieri per tuo marito eri dalla zia. Ma da me non eri. E allora sarò stata in barchetta con un bel giovanotto. Tu dici così per farmi credere che eri proprio dalla zia. Lo credo. Ma il bello poi sarebbe che tu fossi stata veramente in barchetta con un giovanotto. Senti, caro, questa è un'insinuazione che mi offende. E io non permetto che mi si manchi di rispetto. Ma no. Ho scherzato. Il commendator Longoni. Occupatissimo. No, no, i tuoi sospetti sono ingiusti. Ma andiamo, cara. Scusa se per un momento ho pensato in ciò che non è. Che certamente non è. Ma l'hai pensato. Ma io penso sempre a te. E non solo a te, lo sai. Ecco, adesso mi riproci quello che hai fatto per mio marito. Ma se io ho fatto una posizione a tuo marito è... è perché lo merita. Tuo marito ha tutte le qualità per andare sempre più su. Io... è inutile. Incantatore. Occupatissimo. Libero. Prego, capitano. C'è il capitano, bevi l'acqua. Fallo passare. Avanti, avanti. Caro Bevilacqua, come mai così tardi? Scusate, mi sono un poco addormentato di là, in anticamera. Accomodatevi, prego. Queste sono giornate per me molto laboriose. Cifre. Ero qui appunto col mio agente di borsa. Capirete, fine mese, ho i riporti. La borsa fa certi scherzi, no? Ho dimenticato. Perdonate. Quello stupido di un usciere mi ha detto che era attesa qui da voi e da mio marito.
Ma prego, signora, prego. Oh, caro Bevilacqua, anche voi qui. Già, invece del marito ci sono io, se posso. Magnifica combinazione. Così l'invito è anche per voi. L'invito? Sì, per la festa d'oggi, la festa di beneficenza per gli orfani dei marinai. Manderò il mio obolo. Oh, no, ero venuta appunto per invitare il commendator Longori e voi non dovete mancare. Ecco, e dov'è questa festa a Camogli? No, no. Nel giardino della nostra villa. Dicevo un po' così, perché anche Camogli come festa si presta. Che strano tipo. Vero? Beh, insomma, l'adesione c'è. Allora, arrivederci a quest'oggi alla festa. Caro commendatore, scusate se... Ma figuratevi, cara signora. Prego. E rispetti a vostro marito il commendatore. Grazie. Ah, già. E quando verrà qui mio marito, tirategli voi un po' con gli orecchi per me. Di nuovo. Signora... La borsa. Grazie, che distratta. Non succede, ma poi passa. A quest'oggi. E allora dite, caro Bevilacqua. No, dite voi, egregio commendatore. Voi siete il presidente della provveditoria, io un semplice sindaco. E allora? E allora? E allora, lo firmiamo o non lo firmiamo questo bilancio? E se io non lo firmassi? Sarebbe un tale atto di sfiducia verso il Precordi, quale amministratore delegato della provveditoria Ligure, e verso di me, quale presidente, che ci obbligherebbe, intendete bene, a ripagarvi con altrettanta sfiducia. E nel modo più semplice, caro Bevilacqua. Cioè? Ritirando, e immediatamente, come ce lo consente il contratto, le nostre carature, vale a dire i nostri capitali dalla ditta Giovanni Bevilacqua. Capito? Capito. E allora, non abbiamo altro da dirci. Altro. Ma, mi dispiace per voi. Volete prepararmi... una ricevuta per le vostre 300.000 lire. Volete dire 1.300.000 lire? Eh già, perché in questi giorni io e il Precordi abbiamo rilevato il milione dei fratelli Sanguinetti. Quindi 1.300.000 lire. E se io non fossi in grado di pagarvi questa cifra? Si metterebbe allora la ditta Giovanni Bevilacqua in liquidazione. Si venderebbero i bastimenti, compreso naturalmente quello che varerete a giorni, ed ad ognuno la sua parte. E non vi preoccupate per questo, caro Bevilacqua, perché ho sotto mano chi sarebbe disposto a comprare. E vi faccio anche il nome, l'armatore Rosasco, che sarà felice di varare il vostro nuovo battello col nome di suo figlio. L'aspetto appunto stamattina. Ho capito, un ricatto. Caro Bevilacqua, chiamatelo un po' come volete. Rosasco. Rosasco è un bel nome, sì. Ma io allora ve ne faccio un altro nome. Silos. Ovvero la sporca danza dei milioni dei Silos. Per mettere con le spalle al muro un Longoni non basta certo un Bevilacqua. Ma se proprio ci tenete, vuol dire che vi toglieremo anche quest'ultima illusione. Commendatore? C'è ancora qualcheduno di là? Pieno, commendatore. E nella saletta riservata c'è l'armatore Rosasco. Avanti l'armatore Rosasco. Che vi dicevo? Noi intendiamoci bene, io non pretendo mica una risposta immediata, no. Oggi, ecco, oggi alle 5, alla festa di beneficenza. Se non vi vedrò, vorrà dire che avrete preferito la liquidazione della vostra ditta. Avete 6 ore di tempo. Abbiamo 6 ore di tempo. Buongiorno. Buongiorno. Guardate che linea, che chiglia, eh? E che uomo quel Bevilacqua. Da mosso sta diventando uno dei primi armatori di Genova, eh? Eccolo lì il comandante. Oh, Pippo, mia, che non che sei? Siamo nel termine giusto, eh? Fra qualche giorno può toccare l'acqua. Complimenti, Giovanni, è proprio una bella nave. Bella! L'armatore Rosasco stamattina è rimasto incantato. Rosasco? Sì, è stato qui in compagnia di quel
Quell'avvocato, quello... Barate, preciso. Venga, allora, capitano, vogliamo vedere per quella vernice. Che vernice? Ah, là. Domani, domani. Va bene. Forse, ancora quel dolore? No, passerà. Cos'è, Giovanni? Farabutti, vorrebbero ordinarmi. Chi? La banda precor di Longoni. Ottengo mano alle loro porcherie o mi portano via tutto. E tu? No, non mi conosciamo, non mi conoscono ancora. Salterò io, ma se mai ho tanto in mano da farli saltare anche loro e prima di me. Bravo. E sei sicuro di trovare fra 10 anni sul molo un amico che ti raccolga come tu hai raccolto me? E anch'io ho voluto lottare con una banda meno potente della tua. Anch'io avevo in mano tanto da farli saltare, invece mi hanno stritolato. Buongiorno, capitano. Buongiorno. Ah, il commendatore Longoni è già qui? Sì, capitano, è verso la villa. Vabbè. Signore, signore, un veliero per i vostri nipotini. Un veliero al signore. Un bastimento a 2 alberi. Commendatore De Vilacqua. Un orologio a timone molto grazioso. No, che lo rovinate. Quanto fa? A piacer vostro. Vabbè. Vedrai che non verrà. Peggio per lui. È un tipo che mi sta qui. Oh, bravo Bevilacqua. Vedo che stiamo aumentando la flotta, eh? Già, aumentando. Se non stai attento, resterò con questa. Sarebbe dire? Troppe cose dovrei dire, caro. Oh. Che te ne fai di questa barchetta? Cara. Eccolo. Eccolo. Già, in compagnia del banchiere Cassanella. Sicuro. Sì, l'operazione è possibilissima. Si tratterebbe di 1 milioncino circa, ma sì, sì. Ci posso contare allora? E perché no? Col tuo nome, con la garanzia della tua flotta, per conto mio l'operazione è di tutto riposo. Grazie. Cara signora Iole, ho risposto subito al vostro appello. Grazie, caro Castanella. Negri, anche voi? Certo. Oh, caro Bevilacqua. Cos'è? Piove? No. Piacere. Piacere. Bravo, vi siete deciso ad accettare il mio invito. Avete fatto bene. Comincio a crederlo anch'io. Signora. Hai salutato mio marito? No. E allora vai, sciocco. lire. Permettete? 6 colpi 50 lire. 6 colpi 50 lire. E 50 colpi? 6 lire. Accetto l'ultimo contratto. 6 colpi 50 lire. Signori e signori, prego, al tirassegno, signori, al timone della fortuna. Ve l'ho detto, 6 colpi 50 lire. Parate, decidetevi. E dove? Dove volete, scegliete pure. Non insistete, signorina, ma... Oh. Bevi l'acqua. Coraggio, coraggio. Quasi, quasi. Ma se mai dopo di voi, commendatore. Benissimo. E allora te. Fatevi onore. C'è ancora una pipa. Ma c'è carica. È a posto. Signorina, non è più là, non si sa mai. Là, Va bene, chi vi ha detto che io ho tirato la pipa? Bevi l'acqua,
parola, sì. Una parola. Prego, da questa parte. Senti, caro, fino a che l'affare non era fatto in urto col commendator Longoni, poteva essere possibile. Ma tu sai chi è Longoni, è una potenza nel mondo finanziario. E anch'io purtroppo sono legato al giro dei suoi affari. Scusami, ma dal modo che mi ha parlato, posso darti un consiglio? No, grazie. Ecco, perché picchia sempre qui? Vedi, mettendo il timone così, la nave vira di bordo. Salvi la barca e non t'arrabbi più. E allora, capitano, per il bilancio siamo d'accordo? Posso riferire al commendator Longoni? E allora, arrivederci all'assemblea. Denaro, tuo fratello. 3 di coppe, consenso al matrimonio, ci siamo, ci siamo. 5 di denaro, regali, molti regali. 2 di bastoni, un bel viaggio in vista. Il vostro viaggio di nozze. Asso di spada, una casa, la vostra casa. Siete bello, arrivano soldi. Sarebbe ora. Ma come? Ma se poco fa io... Ecco, non me li ha ancora dati che subito mi rivi in faccia. Hai inteso, mamma? Ecco, ti le 2000 lire. Prendile. Ah, oh, basta, basta. Mamma, non ne posso più. Calmati, cara. Calmati, l'ho letto. Ma chi t'ha mai rinfacciato nulla? Ma cosa sono 2000 lire? 2000 lire? Come se fossero un patrimonio. Senza contare che sono spese fatte anche per la vostra futura casa. Ma quello, di case ne ha 3. Che posizione? Ma no, mamma, 3 famiglie. Che intendi dire? Che sciocchezze sono queste? Ah, sì, eh? La chiami una sciocchezza il quartierino in via Casa Regis. Lo vedi, mamma? Non puoi negarlo. Ah, questa da te, Filippo, proprio non me l'aspettavo. E chi ti dice di no? Semmai è acqua passata. Passata, passata. Finché scorri in ufficio non è mai acqua passata. La monachella. Basta, non ti permetto. Quando ti sono accanto perdo la testa, per questo te ne approfitti. Hai sentito, mamma? Me ne approfitto. Non mi permette. Ah, oh, mamma, gli uomini. Non dirlo a me. Calmati, cara. Calmati, bambina mia. Scusa, se non ti dice che è acqua passata oramai, è marcandone. Filippo, vieni qua, guardala, poverina, guardala. Oh, vattene, vattene. Ma sì, forse hai ragione. Oh, che fai? Sai come poi le passa e le passa. Ah, no, questa volta non mi passa. Vattene. È quello che sto facendo. Ah, no, Filippo, Filippo. Hai fatto di tutto per guarirmi e ci sei riuscita. Grazie. No, no, vieni qua, senti, caro, senti. E buona fortuna a tutta la famiglia. E ora se quello lì non ritorna? Tornerà, tornerà. Ehi, anch'io dissi 10 anni fa, tornerà. Ma quello non torno più. Allora su Giuseppino, d'accordo qui col capitano, abbiamo caricato questa partita. Sì, va bene. Va bene. No, te con quella mano, no, lascia perdere, lascia perdere. Vattene a casa tranquillo, eh? Grazie, capitano. Sì, ciao, Falin. Già, è per la rimanenza. Se vai, fra 8 giorni con la partenza dell'Angiolina, eh? Va bene. Fratello, poi imbarcato? No, capitano. Bene, che penso mica al prossimo viaggio, ma ricordimelo, eh? Grazie, comandante. Capitano, la partenza allora? Prima del tramonto, no? Sì, comandante. Va bene. Macchine? Tutto in ordine. Buongiorno, Giovanni. Oh, Filippo. Beato che ti vede, eh? Non hai mai pensato tu che qualche volta io posso anche aver bisogno di te? Sì, anzi, scusami, ma sono ancora io ad aver bisogno di te. Capito. No, questa volta non si tratta di denaro. Ahi, allora la cosa è più grave, eh? Giovanni, non ne posso più. Tutti i giorni vi propongo di lasciarla e ci ricaschi. Più preso di prima. Non so, ma mi ha stregato. Ma che stregato, non me fa scemo. Vuoi guarire? Magari. Navigare, mare e il salino disinfetta ammazza i microbi. Filippo, questa sera parte il Giuseppina. Questa sera? Ma tra 8 giorni parte l'Angiolina. Non potrei semmai partire... Come vuoi. Come vuoi. Ma se non parti oggi, non parti più e la piuma sul cappello ti sposa. Giovanni. Vuoi farti una famiglia giustissima, ma semmai... con una brava ragazza e non perdere tempo, eh? Del resto poi ti succede come a me.
Capitano, i documenti del Giuseppina. Va bene, posateli pure lì. Sì, Giovanni. Stasera parto. Bravo. Signorina, avvertite la Teresa di preparare tutta la roba di Filippo subito. In un baule, quello grosso. Oh, ma... Parte. Come mai? È così, succede. Ma poi passa. Marabelli? Ah, ho capito. Lola Martinelli. Il signor Filippo è partito. Se vi ho detto che è partito... Capitano, ha telefonato la signorina Lola Martinelli. Questa volta è arrivata tardi. E per quella lì, quando ci sono? Non ci sono. E poi c'è stato anche il... Capitano, ma perché non vi decidete ad andare da un medico? Adesso lo chiamo io. No, ci sono stato dal dottore. Mica da uno qualunque, dal professor Zerboni. E mi ha anche fatto la fotografia. La fotografia? Sì, di quella interna, ecco. Ah, la radiografia. Ecco. E sono andato anche a ritirarla per vedere un po' come sono fatto dentro. E col professore avete parlato? Sì, ma sapete come sono i professori? Quelli si mantengono sempre sotto vento. È per quello che ho voluto... La radiografia, fatemela vedere. Perché ve ne intendete? No, che si vede tutto lo scafo senza fasciame. Pare di vedere un barco in cantiere appena impostato, no. E voi adesso credete di guarire tenendo la radiografia nel cassetto? Perché allora dovrei piantarmela qui. No, non scherzate troppo con la salute. Piuttosto, perché non consultate un altro dottore che vi spieghi meglio? Ecco, così poi ci capirei meno di prima, poi con quello che ho da fare. Oh. E perché non andate qui sopra, dal professor Brunelli? Professore? Specialista di malattie interne. Oh, bella, io ho sempre creduto che fosse un maestro di scuola, quello lì. Sì? Ditta Bevilacqua. Partito. E ancora quella Martinelli, vuole parlare con voi. Sono partito anch'io. E ancora lei. E non ci fa parlare con nessuno, sai? Adesso dice che anche il capitano è partito. Fammi qua. Questa volta parla la signora Alfonsina Martinelli e vi dice che se Maometto non va in montagna, può essere la montagna che vada a Maometto. Mamma, ma che cosa c'entra adesso Maometto? Scema. Maometto è il capitano Bevilacqua, hai capito? Professor Brunelli? Sì. Prego, comandante. Ma noi ci conosciamo già di vista, mi pare. Capitano Bevilacqua. Sì, quello che sta sotto. Capitano di lungo corso. Capitano Padrone, sei di quei capitani che hanno il permesso di navigare su e giù per il Mediterraneo e niente di più. Comandante. Grazie. Oh, bella. E come mai? Perché io e quelli come me non abbiamo avuto né il tempo né i mesi per studiare la Divina Commedia, diremo, ecco. Noi siamo ancora di quelli della vela. Il nostro sì che era navigare. Mica come adesso che toccano un bottone e la nave parte, toccano un altro bottone e la nave vira, ne toccano un altro e la nave si ferma. Dico, per fare il capitano, quel modo lì, a forza di toccare bottoni, allora basta un sarto, no? Bellissima, mi piace. Quest'idea me la rubo, per farci una poesia. Ma perché voi fate delle poesie? Eh sì, per ammazzare il tempo. Ah beh, allora restate un po' sempre nel vostro lavoro, diremo. Dunque siete venuto qua per farvi ammazzare? No, ma non si tratta di me, ma di un mio figlioccio che sta in navigazione. Ha preso un colpo proprio qui, a bordo. Va bene, ma se non lo vedo come posso... È per questo che si è fatto la radio... La radiografia? Sì. Benissimo, vediamola. Si tratta di un mio figlioccio, è per questo che me ne interesso, vero? E precisamente com'è andata? Ero presente, vero? Stava al timone.
Quando un colpo di mare più maleducato del solito ti rompe la catena e provoca un ritorno violento della ruota che mi picchia proprio qui nel mezzo dello stomaco. A voi? No, a chi era al timone. A vostra figlioccia, allora. Ecco, e siccome è appena terra accusato un dolore qui, allora la madre la... E cosa ha detto il radiologo? Sapete come sono i professori? Sì, insomma, la madre non ci ha capito troppo bene. Certo che quando c'è qualche cosa di grave, specialmente a una madre, non è troppo facile dirlo. Grave, ma non credo. Ad ogni modo, a me potete anche dirlo. Voi certo. C'è qualcosa che... Ma qui risulta purtroppo l'aneurisma della aorta. Cioè? E cioè, mi dispiace molto per il vostro figlioccio, ma posso parlare? Sono qui appunto per questo. Aneurisma della aorta. Cioè gravissima lesione alla grande arteria che parte dal cuore. Quindi, due mesi, tre mesi, poco più, poco meno. Un'operazione? No, niente da fare. Mi dispiace di avervi dato questa notizia. Purtroppo queste cose non perdonano. Eccovi la radiografia. Di pesto, oh. Anzi pesto con un po' di minestrone. Oh, no. Capitano. Ma che cos'è? Grappa. Dice che gliel'ha ordinato il dottore. Sì, un bicchierino, anzi, un bicchiere prima di ogni pasto. Ma di grappa? Sì, per arrivarci più allegramente. Ancora voi, signorina Martinelli. Vi ho detto che il capitano non c'è. Sì, ci sono. Adesso ci sono. Sì, e sono qui che bevo alla vostra salute, bella signorina. Sì, e anche alla salute di vostra madre. Capitano. Di vostra madre che con tanto amore vi illumina. Sì, ecco, vi fa chiaro. E anche alla salute di mio fratello che credeva di esserci solo a ballare la mazurka. Quando invece... Sì, sì, venite pure qui, che vi dirò la rimanenza, Caterina di Russia! Capitano, che fate? Oh, mi sono levato il primo mattone dallo stomaco. Non occorre più virare di bordo. Posso navigare come voglio, tanto oramai è un barco che va in demolizione. Presidente, siamo al completo, Possiamo cominciare? Sbrighiamoci per un'altra seduta in mattinata. Mancherebbe bevi l'acqua. Ah, non importa, ormai cominciamo. Signori azionisti, quale presidente della provveditoria Ligure ed anche a nome del Consiglio di Amministrazione rivolga a tutti un cordiale saluto e dichiara aperta questa assemblea straordinaria. Do la parola all'amministratore delegato, commendatore Precordi. Bene. Signori azionisti, sento di interpretare i vostri sentimenti tributando l'espressione del nostro animo grato al nostro illustrissimo presidente, commendator Vincenzo Longoni. Ahi, troppo tardi, siamo già agli schiaffi, Mi raccomando, Giovanni, vidra. Bravo. Signori azionisti,
Non ripeto ciò che è chiaramente spiegato nel rendiconto a stampa che vi è stato distribuito e dal quale rileverete tutte le voci del conto profitti e perdite e le relative giustificazioni. Sento invece il dovere di fornirvi un esauriente chiarimento sul deficit che, a nostro malincuore, abbiamo dovuto segnare in bilancio e che ha provocato questa assemblea straordinaria. Fedeli al principio di non nascondere la verità, anche se sgradevole e dolorosa, agli azionisti che noi ripongono tutta la fiducia possibile. Non sarò certo io, signori, a diminuire la portata degli avvenimenti e delle decisioni che, più forti della nostra volontà e delle nostre possibilità, ci hanno costretti ad una durissima lotta per salvare il salvabile e giungere a questa assemblea con la serena coscienza del dovere compiuto fino all'ultimo con la più scrupolosa integrità. Ma tutte le provvidenze da noi tempestivamente escogitate e poste in atto non sono servite che a limitare un passivo che sulle prime si presentava come un pauroso abisso nel quale sarebbe precipitata la nostra società. Perciò, con legittimo orgoglio, noi possiamo annunciarvi di aver potuto limitare il deprezzamento delle merci esistenti al minimo possibile. E questa forzata svalutazione ha comportato una perdita di sole lire 1.500.000. E dobbiamo, con sommo nostro profondo rammarico, pareggiare con una corrispondente riduzione del capitale sociale, svalutando le azioni dal lire 100 al lire 60. Ma il Consiglio si propone, nel prossimo esercizio, di ricompensarvi dell'odierno sacrificio da voi accettato con alto senso di comprensione e responsabilità. La parola al rappresentante del collegio sindacale. Signori azionisti, il collegio dei sindaci ha esaminato la gestione relativa al bilancio sottoposto all'assemblea e l'ha trovata pienamente regolare, quindi vi invitiamo a sanzionare detto bilancio con la vostra approvazione. Permettetemi, egregio Presidente, che all'unanime consenso dell'Assemblea unisca il mio modesto ma vivissimo applauso. Applauso che intendo vada soprattutto a colpire il nostro illustre Presidente e Commendator Vincenzo Longoni e in particolar modo il nostro solerte e intelligente amministratore Commendator Felice Precordi. Se non che, siccome non c'è due senza tre, parliamo un poco di numeri, di cifre, 1.500.000 di perdita, oh enigma! Ma divina, capita! Ma cosa dite? Lasciatelo parlare, avanti che vi l'acqua! Lasciatelo parlare! Ripeto, oh enigma, come mai? Noi, poveri scemi di armatori, e mi fu primo, siamo purtroppo obbligati per i nostri rifornimenti di bordo ad acquistare il nostro fabbisogno presso la provveditoria. E va bene, contratto e contratto, siamo stati scemi, non c'è niente da dire. Ma come si può parlare di 1.500.000 di perdita quando presso la provveditoria noi paghiamo 100? Quello che senza la protezione della provveditoria fuori potremo comperare con 20. Bravo comandante, così va bene. E la soluzione dell'enigma è qui, con un abile gioco di bussolotti. Il 1.500.000 è andato a finire nelle tasche senza fondo dei signori amministratori.
Ma cosa dite, calunniatore? Dove siamo? Mi sembra l'assemblea dei maleducati, la parola al signor presidente. Io non comprendo i reconditi scopi che hanno indotto il signor Bevilacqua a inferire così ingiustamente contro il nostro amministratore delegato. A meno che il signor Bevilacqua, con queste insinuazioni, non aspiri a succedere al posto di amministratore delegato così degnamente tenuto da Felice Precordi. Ed è questo volgare ricatto che può chiarirci finalmente da quali ignobili fonti provenga l'inspiegabile fortuna dell'ex mozzo Bevilacqua. Insolente! Anche osa insultare! Insolente! Dimissioni! Semplice mozzo e me ne vanto, e senza la protezione di un commendator Longoni e la collaborazione di una moglie, illustre commendatore Cornelio Precordi. Figlia! Avevate garantito la completa adesione di Bevilacqua. Per far come l'aveva assicurato formalmente. Ma che formalmente? Dovevate farglielo firmare il bilancio. La sua segretaria mi aveva assicurato che gliel'avrebbe fatto firmare. E mi è sembrata così sincera. Ma se la segretaria è la sua amante. Oh, per Bacco, ma questo non mi constava. Ma dove vuole arrivare il Bevilacqua? Dietro di lui c'è di sicuro un gruppo finanziario che cerca di scalzarci. Se non fosse così, bisognerebbe credere che Bevilacqua è impazzito. Prendersela anche con me. Signora. Sì, sì, se l'è presa con me. A me non consta. Ma insomma, si può sapere con precisione cosa ha detto? Niente, ha sbagliato il mio nome. Ma io gli farò rimangiare l'errore. Calma, calma, qui ci vuole diplomazia. Ha offeso me e mio marito. Manderò a chiamare io il Bevilacqua. Bisogna assolutamente mettere tutto a tacere e che la cosa non esca dall'ambito della provveditoria. Avremo due colonne di giornale nell'edizione di questa sera. Benissimo, e in fondo all'articolo continua. Il titolo l'ho già, lo scandalo della provveditoria ligure. In grosso quello, e poi sotto con accompagnamento di corni. Corni che saranno forniti dall'amministratore delegato commendator Cornelio Precordi. Scusate, ma è felice? È contento anche, mettetecelo quello lì sul giornale. Non sarà troppo facile. E fateci, non so, fateci magari un disegnino, una cosa di... che piace. Comandante, e beh, ci sarebbe di là il commendator Longoni. Ah, sì. Il capitano Bevilacqua è occupatissimo, digalo, che attenda. Longoni, il commendator Longoni. Proprio lui. Quello che fa fare anticamera delle personalità oggi è lui, che scalda la sedia. Che marionetti, per ragazzi. Che marionetti. Questa mattina ho incontrato uno che lo so che mi vuole male, eh. Ben quando mi ha visto tutto sorridente, levandosi il cappello, mi fa buongiorno, e io calcando il mio ho risposto un accidente anche a voi, e quello non ha protestato, il che vuol dire che sotto il suo buongiorno che è un accidente anche per me. Che marionetina. È bella questa filosofia. Beh, allora il titolo lo abbiamo, lo scandalo della provveditoria ligure. Ovvero, bellissimo, questa è bella giornalista, ovvero i tre corni del commendator Precordi. Tre, casomai due. Tre, perché quando lui mi ha tirato uno schiaffo, allora io ho preso un portacenere dove si leggeva la donna è mobile. Bam, Baratti si è scansato e Precordi l'ha preso qui ed ecco il terzo corno. Oh, adesso capisco. Beh, a me non occorre altro. E subito in macchina. Benissimo. Il commendatore Longoni dice che è stanco di aspettare. Fallo sedere. E se lo insiste? Dica che le visite sono chiuse. Commendatori martedì e venerdì. E se insiste ancora, dica che mi troverà questa sera nell'ultima edizione del Mercantile. L'autorità dovrebbe non disinteressarsi della misteriosa vita di certe società anonime
dove? La complicità necessaria di alcuni mestieranti della legge. Aiuta e fiancheggia le calamitose ingordigie di finanzieri poco scrupolosi, i quali sperperano i sudati risparmi degli ingenui. I costosissimi amorazzi con signore che apprezzano più le maniere che la morale. Il coraggio di un nostro stimato concittadino ha saputo svelare trame che non esitiamo a definire delittuose. E a questo nostro concittadino, erede delle sane tradizioni della forte rasa ligure, noi esprimiamo l'incondizionato consenso di tutti gli onesti. Bene, mi piace, l'esimo non può andare a voi. E a questo nostro, chi sarà? L'amico Andrea. Avanti, avanti il moralista. Accomodatevi. Voi? Accomodatevi. No, non lo caccio, Teresa, perché il signore ha piuttosto fretta. Voi vi immaginate lo scopo di questa mia visita? No. Come no? Allora sì. Insomma, Bevilacqua, che cosa intendete di fare? Io sono qui con tutte le buone intenzioni per vedere di aggiustare. Aggiustare? Sarebbe come voler asciugare l'oceano qua a carta asciuga. Ma Bevilacqua, facendo così voi provocherete una catastrofe. Lo credo. Si va un po' al fresco, caro presidente. Se qualcuno porterà i sigari in prigione all'amministratore delegato, qualcun altro li porterà a voi e due o tre in galera ci sarete. E se ci sarò anch'io, vuol dire che faremo il 3-7 col morto. Ma riflettete, ponderate. Ah no, il timone l'ho io, ho messo la prua su con la secca, ci andremo a picchiare dentro. Coleremo a picco, andiamo a fondo e si salvi chi può. Attaccatevi alle corna dell'amministratore delegato, se galleggia lui, lo leggerete anche voi, no? Tutto è chiaro. E voi, povero illuso, non avete compreso che quell'osco speculatore che sta alle vostre spalle e che vi infonde tanta audacia vi trascinerà anche alla rovina, alla catastrofe, alla fine. Avete ragione. Chi mi infonde tanta audacia mi trascinerà alla fine. Ma lo incontrerò. Speriamo presto. Teresa, questo signore vorrebbe passare la porta. Grazie. So camminare da solo. Come andate, poi farò disinfettare dove passate. Ma suo padrone, basta. Perché tanto. Cos'è mai questa vita? Mi ha scemato. Uno al mattino si alza, si lava la faccia e poi subito al lavoro, a lottare col mondo. E poi via, a mangiare, solo. E poi a dormire. E questo quasi da 50 anni senza nemmeno un giovanino per continuare la vita. Vieni mamma, vieni. Sì, cara, ma calmati. Il capitano Bevilacqua. Chi deve annunziare? Caterina di Russia. E sua madre. Capitano Bevilacqua non c'è. Non c'è. Ora te lo pesco io. Ah, se te lo pesco più impossibile. Vieni qui, ma te lo chiamare. Capitano Bevilacqua. Siamo alla fine. Ah, eccolo. Finalmente. Comandante. Buongiorno, cara Pietro. Caterina di Russia. Lascia perdere, vai. Vorrei sapere dove è Filippo. Dove l'avete mandato? A Barcellona. A impostare una cartolina urgente. Calmati, cara. Il capitano è un uomo. Ci sarà voluto tutto un polaio, no lì? Capitano, i ragazzi sono sempre dei ragazzi. È una madre che vi parla. Una madre unicamente preoccupata del bene della sua povera bambina che da due giorni soffre l'insopprimibile. Non succede, ma poi passa. No. Vi ripeto che soffre. Semmai con l'S apostrofata. Si offre. Niente. Oh, bella. Non me ne raccordo, la prima volta che vi ho veduta. Di che? Che vi spuntano i baffi. Oh, mamma, adesso parlo io. La parola al corpo del reato. Reato, proprio reato, perché non si approfitta di una ragazza. Filippo aveva solennemente promesso di portarla all'altare. Signora, sapete leggere? So anche scrivere. Ma basta saper leggere. Sì. Ecco qui. Cosa? Anche questi altri 5 Filippi avevano promesso di portarla all'altare. Ma cos'è? È la storia da Filippo I a mio fratello Filippo VI.
E mio fratello poi il più Filippo di tutti. E che questo non è che il frutto delle prime indagini, eh? Che se lascia andare avanti le informazioni forse non passa nemmeno più un libretto. Capitano, adesso non mi pare neanche più il caso di sottilizzare, vero? Ma capirete, la gioventù è gioventù. Noi siamo due povere donne sole, esposte a tutti i pericoli della vita. Se Filippo ci avesse almeno, non so, preavvisate, ecco, ma andarsene in quel modo, toglierci di punto in bianco anche quest'ultimo aiuto, con tutte le esigenze di oggi. Già io gliel'ho sempre detto, eh? Filippo è troppo giovane per te. Posso, capitano? Come no? E io posso? Carino! Che tipo simpatico! Che cosa ti dicevo io? Capitano, come sentirei sicura la mia Lola. Sono un uomo come voi. Venite a trovarci, capitano. Mm? E come no? E porterò anche degli amici. Mamma! Pietro! Come siamo trattati! E si capisce, due donne sole. Forse il mio povero marito di lassù ci vedesse. Si volterebbe dall'altra parte. Ah no, e basta, basta così, andiamo. Momento. Mamma! E i conti ancora da saldare, adesso. Chi li paga? Filippo VII. Pietro, rimorchia un po' fuori quel battello da diporto e relativa nave scuola qui. Eh? Nave scuola? Ah, hai sentito? Nave scuola. Andiamo, eh? Un momento. Allora vi dirò che Filippo la scuola l'aveva qui dentro. E con che maestrina? Cioè? Anch'io ho preso le mie brave informazioni. Volete sincerarvene? Domandata alla maestrina il nome di una strada. Via Casa Regis. Casa Regis. Andiamo, Caterina di Russia. Spiritoso. Via Casa Regis. Queste sono le fatture che vanno riportate sul libro mastro. Sì, signorina Paola. Carico 2 tonnellate. 2 tonnellate. Oh, oh. Via Casa Regis, hm? Come? Non c'è altro, signorina? No. Carico a Cagliari, tonnellate 3. Maddalena. Via Casa Regis, eh? Carico, no, scarico. Io abito in via Andrea Doris. Carico, scarico, scritto per Livorno. Varsala Fusti 30. Via Casa Regis, eh? Non capisco. Non capisco neanche io, signora. Porta il pezzo con sacco tanto di giorno. Via Casa Regis, A che numero? Quante volte avrei dovuto dirvelo prima d'oggi, ma non ho avuto mai il coraggio. Solo perché avevo paura di perdere la vostra considerazione. Perdonatemi se potete. Io lascerò subito l'ufficio. Perché? Non mi pare neanche il caso di prendere la cosa così sul tragico. No, capitano. Devo andarmene. Devo, e perché? Sola come siete, senza nessuno. Sola? O forse no. Avrò presto anche così uno scopo nella vita. Adesso sono io che non vi lascio andare. Dovete restare. Mio fratello farà il suo dovere. E la ditta passerà a lui, ma sempre col nome di Giovanni Bevilacqua, perché il bambino si chiamerà Giovanni. Giovannino. Ma... Se non sarà un Giovannino, vi darete tanto da turno finché verrà anche quello. E subito un telegramma urgente a Filippo, eh? Scrivete. Sì, capitano, sì. Comoda. Sono comoda e adesso comoda. Dunque, ti invito a ritornare immediatamente a Genova per importanti comunicazioni familiari. Paola
ti attende. Ti abbraccia tuo fratello Giovanni. E basta, eh? Per l'ultima lettera occorre aspettare qualche mese. Qualche mese? Non ti capisco. Non importa, è così, il nome c'è. E credo di aver trovato anche quello del capitano. Andrea. Giovanni, e come farò a sdebitarmi? Beh, mi offrirai un grappino doppio, vabbè? Forse che t'asmali di bere sempre grappa, una volta non... Una volta un grappino alla settimana. Adesso ne occorrerebbe uno ogni 5 minuti. Dallo scagno hanno portato questo espresso. Oh, sì. Oh, sì. La provveditoria ligure, pratica no. Evasa. No. Complimenti. Ecco, sì. L'assemblea degli azionisti riunitasi di urgenza, eccetera, eccetera, vi ha eletto all'unanimità amministratore delegato della provveditoria ligure. Mi dicono, non è piacere. Mi fa l'impressione di un'onorificenza alla memoria. Alla memoria, cosa dici? Quello che proprio non volevo dirti. I signori desiderano... Il capitano da Bilasco. L'ufficio è dall'altra parte. Comandante... Comandante? Sì, Luigi. Ma cosa vi racconto? Ed ecco, caro Andrea, perché non viro più di bordo? Ma quella radiografia l'ha visto un solo medico? A tre professori l'ho fatta vedere, sempre con la scusa del figlioccio, eh? E una volta tanto tre professori si sono trovati tutti e tre d'accordo. E anche dalla cifra, eh? 100 lire a testa. Mi pare impossibile, hai un aspetto così florido. Comandante, te la vedo i signori vestiti nero come in aria da funerale. Che... che siamo, eh? Se mai niente fiori, ma opere di bene. Dove sono? Davanti a saletto. Vabbè. Condoglianze, sì. Il capitano Giovanni Bevilacqua? Ancora per poco, ma... Conte Giulio Terzani. Ingegnere? Ma mi pare di conoscere. Enrico Negri, ingegnere. Ma dove vi ho visto prima di qui? Permettete... Come volete. Se volete anche restare in piedi, non fate complimenti, dico, qualcosa. Grazie. Grazie. Ecco qua, il nostro mandante è il commendator Felice Precordi. Durante l'ultima assemblea della provveditoria ligure, pare che voi abbiate pronunciato verso di lui parole gravi. E non vi siete accontentato di dargli apertamente del... Ladro. No. Un ladro, come non no, ladro. No, dico, non vi siete accontentato di dire soltanto questo. Ma avete anche fatto delle allusioni. Allusioni? Ho fatto così? Non cambiamo le carte in tavola perché allora è inutile, eh? Signore. Ma chi è che non lo sa? Ecco che ho trovato, mi pareva di conoscervi. 10 giorni fa, camogli in barchetta con la signora Precordi. Mi meraviglio, signore. Meravigliatevi pure, ma eravate voi. E Precordi me lo manda proprio a lui a tutelare il suo onore. Che marionette che siamo. Non confondiamo le cose. Noi vi invitiamo a indicarci i vostri padrini. A meno che non facciate delle scuse. Se volete posso rincarare la dose. E allora attendiamo i vostri padrini. Comandante, eccone qua uno. Il fattorino. Mm-hmm. Pietro, non mi fido che di lui. Ad ogni modo, i padrini devono essere due. Pietro, hai mica qualche parente? Non so che abbia del tempo da perdere. Ci sarebbe mio cognato, 3 mesi che è disoccupato. Benissimo, lo mettiamo subito a posto. Grazie. Vai, vai, Pietro, vai, padrino mio. Vai. Vedete, capitano, di metterci a contatto con persone un poco più fini. Siate gentiluomo come intende di esserlo il vostro avversario. Pensate che pur essendo campione di pistola, egli lascia a voi la scelta delle armi. Oh, per me scelga quello che vuole che va bene. Sciabola, pistola, fucile, cannone. Ecco, giusto, alle 6 del mattino, una bella cannonata, boom. Diranno mezzogiorno, tutti a colazione. Anzi, 2 cannonate, 2 mezzogiorni, colazione e pranzo. Mezzogiorno, sarà il commendator Cornelio che si allena. Signorina, che sarebbe questo signor, questo professore? Sono il professore Zerbon,
quello della radiografia. Ah, siete già al corrente? Sì. Giusto, mi stava raccontando. Accomodatevi, professore. No, grazie, signorina, grazie. Io sono qui per riparare un banale errore. Diteci, professore, vi prego. Dunque, tutte le radiografie sono numerate, vero? Durante la mia assenza, il mio assistente radiologo ha scambiato un 143 per un 148, cioè un 3 per un 8, e ha consegnato la radiografia del capitano a un'altra persona. E quella del capitano? Eccola. E sta bene. Alla pistola, un colpo a 20 passi. Un colpo a 20 passi? 6 colpi a 15 passi. E ogni colpo che parte un passo avanti fino a trovarci a faccia a faccia. Ma questo il codice cavalleresco non lo permette. E io di meno non posso. Per voi, poi, se credete per l'affare di Camogli di mandarmi i padrini, potrei farvi anche condizioni di favore. Prego, prego, restiamo nell'avvertenza. E per le condizioni riferiremo. E fate presto, perché dopo domani mi scade il porto d'armi e non potrai nemmeno più sparare. Signore. E ancora condoglianze. Adesso avverto subito il capitano. Capitano! Che c'è, signorina? Niente, niente. Una aorta elastica perfettamente a posto. Sì, ma allora quelle fitte, quel dolore qui? Ah, una semplice contusione. Ah. Professore. Ma... No. Professore, professore, ma... Non ci crede, diteglielo voi. È la verità, capitano. Un banale scambio di radiografie. Bicchierino, un altro bicchierino. Del resto qui se non muoio per un verso va a finire che divento scemo per quell'altro. Ah, professore, voi mi avete ridato la vita. Professore, voi siete la mia seconda madre. E il bello è questo che da ieri non sento nemmeno più quel dolore che sentivo qui, eh? Ah, ma è spiegabilissimo. È spiegabilissimo, è tutta la grappa che ho mandato giù, tenetela presente, per la cura dei vostri ammalati. Ed ecco la vostra radiografia. Questa è la mia, qui assomiglio di più, sì. E allora, capitano, non me ne vorrete per queste qui? Ma anzi, devo a voi se mi sono levato certe soddisfazioni, caro commendatore. Grazie, ma io non sono mica commendatore. Io ho fatto io. Ed ecco, professore, l'altra radiografia. Adesso mi dispiace per voi, ma... E allora, scusate, eh? Scusatissimo, anzi, verrò presto da voi per un'altra fotografia. Ora non è più il caso, dal momento che... No, ma non si tratta per me, non è una fotografia per uomo, ma per donna. Voglio sapere se è maschio o femmina. Non capisco. Non importa. E adesso, capitano, posso andare? No, oggi ve ne rimanete a colazione con me. Grazie. Allora accompagni il professore e intanto prendo dei fiori. Ecco, fiori, festa. Oggi vacanza, domani gran pranzo e tutti invitati. Anche voi a grado ufficiale. Grazie, grazie. So quello che non capisco, se sei disfacciato di profilo, non si capisce. Giovanni, adesso bisognerà ricominciare a virare di bordo. Lo credo. Mi rincresce solo che avevo ancora da prendermi 2 o 3 soddisfazioni, ma... Caro mio, certi atteggiamenti si possono prendere soltanto quando si ha la morte in tasca. Permesso? Lo sai che Pietro? Io un telegramma. Ah, sì. Permetti? Prego. Filippo, torno subito. Affettuosità a Paola. Complimenti, la famiglia cresce. Pare. E il telefono? Sono in vacanza. Non ci sei. Penso. Pronto? Sì? Ed io? Come? Conte Terzani. Terzani? E chi vuole? Oh, senti. Terzo. Sì, sì, ditemi che riferirò. Sì, sta bene. Dice che il loro rappresentante accetta qualsiasi condizione, che è stabilito per domattina alle 6 a quarto nella villa del Conte Terzani. Sta bene? Sì. Il capitano dice che sta bene. E che c'è? C'è che adesso che non dovevo più morire, forse mi toccherà morire lo stesso. Adesso comincio proprio ad avere paura di te. Quello che ha telefonato è uno dei padrini del commendator Precordi. Padrini? Un duello con Precordi? Che per contentino è anche campione di pistola. Ne a vederlo sparare nelle pipa, ma non su mica una pipa, meno. E poi che condizioni? 6 colpi a 15 passi, non so, 15 colpi a 6 passi.
E quando mai si è vista una cosa così? 15 colpi a 6 passi? Ma questo non è un duello, questo è un suicidio. Un uomo si sente sano, tutto a posto, anche la aorta, e deve andare a farsi ammazzare. Alle 6. Ma anche fosse alle 7, dico, ma ti pare giusto? A 4. Ma anche fosse a 5, ma bisognerebbe essere scemi. E nella villa del Conte Terzani? Comprano le ville e poi ci mandano gli amici a spararsi. Roba che se lo sapesse la questura andrebbe a passare dei dispiaceri anche a lui, che ci mette il terreno. Eh sì, perché se lo sapesse la questura non ci lascerebbe mica battere, no? Ma capirai, non posso certo andare in questura e dire guardate domani due signori genovesi nella villa tal dei tali. Non posso. Io. Già. Non puoi. Tu. Beh, Giovanni, andiamo a colazione. Ma hai fame, tu? A proposito, il magazziniere mi aspetta, operaccio, e vengo subito. Chissà che fame ha. Beato lui. Sì, sì, prosci, signorina. Comandante, buon appetito. Ti è fame, ti, eh? Non c'è male. È per quel parente da mettere a posto. Quei signori mi parevano ben disposti. Non lo credo, fan presto quelli lì a mettere un campione di pistola contro uno. Pistola? Si è tratta mica di un duello. Un duello? Tu non pensi alle conseguenze. Che cosa faccio io senza di te? Ma cosa dici? Tu sai come tiro la pistola. Al primo colpo, bam! Questura non arrivasse in tempo. Teresa, la sveglia alle 5, eh? E dove ci va? A pescare? A caccia. Prego, i rappresentanti. All'offeso la scelta delle armi. Che ore sono? Le 6. C'è dell'aria? No, si usa. No, io no. Ma che ora è? Quasi le 6. Non ti sarai mica sbagliato di giorno, eh? No. Non capisco. Però come servizio questa questura mi pare che lascia un po' a desiderare, eh?
nervi ai miei occhi. Siete pronti? Pronti? Pronto. Ma allora sono scariche, vero? Io non capisco. Dico se sono scariche. Signori rappresentanti, ai vostri posti. Prego. Prego. Spalla contro spalla. Otto passi prima del fuoco. Via! Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Halt! Pronti? Uno, due, tre! Credevo di averlo già fatto, invece tu. Avanti! 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 Giovanni! Che temo, eh? Giovanni Bello, puoi tornartene a letto perché la cerimonia è sospesa. Qua fuori c'è il commissario e due guardie. Ma lei adesso mi portano dentro. Sei solo di Antonate perché tu non vada a duello. Che servizio però che ti fa la questura di... Ma adesso dal commissario che è paesano mio ho saputo che quando ieri io ho telefonato erano già stati informati e sai tu chi aveva avvisato la questura prima di me? E chi? Il campione di pistola, il commentatore Precotti. Che villi!